La prima cosa che ho imparato facendo questo lavoro è che i giocatori non sono tutti uguali. Ci siamo dati agli scippi, di chi è questa? Ottavia, sono venuto qui per giocare. Occhio a non vendervi la casa, eh? Il Trevale come Jolly. Abbiamo preso un appuntamento dallo psicologo. Cosa? Ci posso credere, ha dormito sui gradini della chiesa. Ma con chi ce l'ha? Con uno che di milioni ne aveva parecchi. Oh, forse non sapeva giocare. Lo vedi che non possiamo fidarci di te? Te sei Alvise Fantin? Tu hai rubato 5.000 euro a mio padre. Alvise, Tania ha qualcosa da dirti. Domattina alle 6 al Banco del Pesce. Lavori per noi. Ma è lui? Lavorare? No, no, no! Mamma, che puzza di pesce! Ma va? Le ricordo che siamo dentro una pescheria. Questa la porti di là. E pensa a quante cose potremmo fare con 1 milione di euro. Sistemare i ragazzi, finire e pagare il mutuo. Evitare che ti spari 1 milione di euro in 3 giorni. Per esempio. Ma che stupidaggini ci sta raccontando, eh? Ci ha preso per degli idioti. E dice di essere un luminare. Allora non hai giocato, secondo te? Io voglio solo rifarmi di quello che ho perso. Capito? Ma quindi Alvise ha rubato i soldi a Tania? Ma allora siete goccio, eh? Per amore potrei fare qualunque cosa. Anche smettere di giocare. Sei ricaduto? Sì, ho comprato 500 gratta e vince. 500? Ti faranno male le mani da quanto hai grattato. 1 milione di complimenti. 1 milione di grazie. Dov'è? È dentro, accasciato a terra. Questa è la vita che voglio. Vise, buona fortuna. E vaffanculo. C'è una cosa che non ho capito. Cioè, questi 5.000 euro di chi erano?